Cari amici, benvenuti in questo mini video aggiornamento dedicato a Yandere Simulator. Oggi abbiamo un'altra immagine di spoiler, ovvero le 10 cover dei manga che la protagonista di Yandere Simulator potrà leggere per affinare le sue competenze. Se non vi ricordate a cosa servono i manga all'interno di Yandere Simulator, vi lascio in descrizione un video che ho registrato qualche mese fa in cui vi spiego esattamente quali sono le statistiche che salgono grazie appunto alla lettura dei fumetti, ovvero seduzione, indifferenza e illuminazione, enlightenment. Non so bene come potrebbero essere tradotte in italiano, ma comunque sia, queste statistiche, anche se al momento non hanno troppa utilità all'interno della demo, sicuramente ce l'avranno all'interno del gioco finito. Vi ricordo anche che alcuni manga possono essere acquistati tranquillamente presso lo store, mentre altri vi richiederanno una carta d'identità fasulla perché sono vietati ai minorenni. Una volta che Ayano avrà le sue collezioni complete di manga, potrà leggerli la sera prima di dormire senza necessariamente arrivare tardi a scuola come succedeva un tempo. A quanto pare però le cover di questi manga sono state completamente ridisegnate. Onestamente non saprei dire di quali collezioni stiamo parlando. Quella con le copertine scure potrebbe essere qualcosa di riferito a Life Note, mentre quella con le copertine chiare potrebbe essere qualcosa che ha a che vedere con la seduzione, quindi forse sono i manga vietati ai minori di 18 anni. In teoria però potrebbe essere anche la serie dedicata agli yokai, quella con la copertina scura, non lo so, sono tutte cose che scopriremo soltanto quando avremo sotto mano il gioco completo. Yandere Dev appare molto soddisfatto di queste copertine e non vede l'ora di condividerle con tutti noi. Yandere Dev ci vuole inoltre ricordare che esiste anche questa caratteristica del collezionare manga per migliorare le statistiche, di cui molte persone tendono a dimenticarsi, anche se comunque durante la prima settimana di gameplay non sarà troppo necessario utilizzare questi piccoli stratagemmi per rendersi la vita più semplice. Anche se a quanto pare, per fare il matchmaking con le rivali successive, quindi dopo la prima, la seconda eccetera, sarà molto molto comodo essersi in qualche modo aumentati le skill di romance per quanto riguarda appunto il far mettere insieme le persone grazie a quello che si è imparato nei manga. Quindi io vi direi fin da subito di entrare nell'ordine di idee, di lavorare un po' al caffè dove Ayano può lavorare come cameriera per guadagnare soldi e poi comprarvi manga, oppure semplicemente li andrete a prendere dove capita. Per esempio un tempo si trovavano nel club di fotografia, chissà se si trovano ancora lì. Quindi ragazzi, anche oggi abbiamo visto la nostra immagine di spoiler. Vi ricordo che non farò un video ogni singolo giorno, ma magari farò più video insieme per parlare di tutte le cose che Yandere Dev ci ha rivelato. Una cosa importante però dovremo discuterla forse singolarmente in una live o in un video apposito. Gira voce, e non è una voce di corridoio ma è una cosa abbastanza fondata, che Yandere Simulator, la versione delle 10 rivali che sta per uscire, non sarà un gioco basato su Ayano, su Ozana, su Amai, su Kizana, su tutte le altre, ma sarà un gioco basato interamente su altre rivali, come se fosse una sorta di gioco di prova in attesa del vero e proprio Yandere Simulator con Ayano Aishi. Yandere Dev afferma di aver messo talmente tanto hype sulle 10 rivali che tutti quanti abbiamo imparato a odiare o amare, che quando usciranno dovranno essere assolutamente perfette, e ancora questo livello di perfezione non ce l'abbiamo perché appunto, non avendo fatto la raccolta fondi, mancano doppiatori, animatori, musiche eccetera. Questo significa che probabilmente non giocheremo assolutamente come Ayano ma come un'altra protagonista, e anche le rivali saranno 10 persone completamente diverse. Esiste un post intero che mi devo leggere, magari vi devo anche tradurre, ma di questo parleremo prossimamente. Comunque sia, dopo alcune riflessioni forse capisco perché la stanza verde che vi ho mostrato ieri non è affatto simile a quella che prima aveva Ayano, semplicemente perché la Yandere in questione non è Ayano e quindi ha dei gusti anche in fatto di arredamento completamente diversi. Sono molto perplessa per questa scelta, ma comunque posso condividerla. Ripeto, di questo ne parleremo prossimamente. Intanto mi raccomando, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate del fatto che probabilmente il gioco intero non includerà Ayano, né Ozana, né Senpai, né tutti gli altri, e non ci sarà neanche Info-chan. Praticamente prendiamo questo gioco completo per una sorta di mod di Yandere Simulator. Comunque di questo parleremo prossimamente. Grazie a tutti, alla prossima con il magico mondo degli spoiler di Yandere Simulator. E Kira, Eternal Love, ciao!
E mi raccomando, fatemi sapere se voi questa cosa l'avevate capita, perché secondo me non era così chiaro dai discorsi di Yandere-Dev. Effettivamente, quando lui parlava delle 10 rivali, non le chiamava con i nomi classici che tutti quanti ci aspettavamo. E questo post che vi sto leggendo effettivamente risale al 17 giugno, eppure non mi era affatto chiaro questo dettaglio. Comunque sia, fatemi sapere nei commenti se a quanto pare ho capito bene e ci saranno veramente delle rivali completamente diverse. Ciao ciao!